Ariano, 10 e 34 minuti in questo momento, siamo insieme a uno degli artefici di questa tornata elettorale, Mimmo Gambacorta. Allora, prima di tutto, chi la dura la vince, mi pare. Sì, abbiamo detto, riprendendo John Belushi, che quando il gioco si fa duro i duri scendono in campo. Non potevamo che impegnarci a fondo per questa vittoria di Magnino. L'abbiamo fatto prima, durante il primo turno. Io ho girato, ti dico la verità Antonio, di più con le schede del comune che con quelle della provincia. Perché vincere alla provincia, ad essere eletto consigliere provinciale, ma poi perdere al comune sarebbe stato secondo me inutile, stupido e controproducente. Invece il mio obiettivo era vincere la provincia avendo come sindaco Antonio Magnino. Non ci siamo riusciti al primo turno, per un pelino come si dice. I 15 giorni successivi sono stati impegnativi, io non ho voluto festeggiare quel lunedì sera, abbiamo voluto fare i fuochi d'artificio con 15 giorni di ritardo, ma meglio così. Molta gente ha detto che il modo è la cosa più importante, la vostra vittoria è dovuta dal fatto della vostra convinzione dall'inizio. Sì, diciamo pure che c'è stata una mazzata terribile, perché tu parti con quattro liste sicuramente favorito, perché si è capito che poi alla fine questa amministrazione Gambacorta è un'amministrazione piaciuta alla gente, gradita, però parti con la mazzata che è una delle liste più forti, la PDL sparisce per un vizio di forma. E allora sei in tre contro tutti gli altri. Non ce la fai al primo turno, nonostante l'impegno che c'è stato, e insomma poi gli altri si mettono tutti insieme. Diciamoci la verità, c'è stato un momento in cui si poteva anche temere di perdere. E invece devo dire che questi 15 giorni sono stati una cavalcata trionfale, perché da Lascarino a Santa Barbara, dall'Orneta a San Liberatore, in fondo dal centro ai Martiri, insomma dappertutto Magnino ha vinto. Credo che su 25 sezioni solo in due o in tre c'è stato un leggero prevalere del candidato del centro-sinistra. In tutte le altre in maniera stravinta, e questo credo che sia un risultato straordinario da questo punto di vista. Mimmo, voi immaginavate che il coalizzarsi dei vostri antagonisti potesse portarvi qualche problema? O pensavate questo passaggio da parte di Bevere? Io dico che non bisogna mai sottovalutare gli avversari. Quando una volta giocava il Brasile contro Cipro poteva anche succedere, una volta che toccò l'Italia contro la Corea del Nord, eravamo piccolini e te nel 66, e l'Italia perse clamorosamente una partita che tutti immaginavano vincesse. Quindi vale nello sport, vale nel calcio, vale in politica. Naturalmente bisogna anche guardare i precedenti, la storia pure ci insegna tante cose. Nel 95 Daviano il centro presentò come candidato Roberto Cardinale, la sinistra Vittorio Benito, la destra presentò Mimì Grasso, l'avvocato Grasso. Al primo turno Grasso arrivò al 39%, gli altri due al 61%, si misero insieme, persero clamorosamente. Cioè in politica non è che uno prende 30, l'altro prende 30 e fa 60, non funziona così esattamente. La stessa cosa è successa questa volta, 23 più 21 più 8 non ha fatto quel 52 che probabilmente i nostri avversari immaginavano. E voglio fare una domanda che esula per quanto riguarda questo momento attorno a Magnino, un momento un po' cattivella per qualche verso. Hai qualche rammarico di quei anni da sindaco, direi, no, ce n'è uno importante? Io ti dico la verità, non ci sto pensando al fatto che non sono più sindaco di Ariano, perché insomma, naturalmente insomma, aver lavorato tanto in questi giorni, sono stato anche relativamente poco sul comune in questo periodo, abbiamo fatto qualche giunta volante, firmato qualche provvedimento, ma insomma effettivamente ci siamo dedicati più alla campagna elettorale. Però credo che insomma, se dovessi dire il progetto che mi rimane, come dire, nel cassetto e che vorrei che venisse realizzato, è il villaggio degli artigiani a Camporeale. Cioè nel PIP noi abbiamo presentato l'anno scorso con la Regione Campania un progetto che prevede la realizzazione di un capannone sostanzialmente da dividere in piccoli lotti funzionali da 500 metri ciascuno e da dare in fitto, in canone di leasing, agli artigiani locali, in modo che possano cominciare a creare occupazione nel PIP, poi se vogliono si mettono in proprio magari con un capannone più grande, però
il piccolo artigiano, quello del settore dell'edilizia, quello che lavora nel settore infissi, serramenti, eccetera, ma anche altri, la falegnameria, non si può mettere lì a pensare che deve chiedere una concessione edilizia, comprare il suolo, chiedere la concessione edilizia, andare dal tecnico, scegliere quello che deve fare in qualche modo il capannone. Sono cose che deve pensare, lui deve pensare a produrre. E questo dovrebbe essere un meccanismo che la pubblica amministrazione, che il comune utilizza per facilitare gli artigiani. Io spero che questo progetto venga finanziato dalla Regione Campania e la giunta Magnero possa portarlo a termine in breve tempo, perché secondo me potrebbe dare il via ad una serie di altre presenze a Camporeale che sono molto fondamentali per sviluppare l'occupazione giovanile. Importantissimo anche questo. Mimmo alla provincia. Mimmo alla provincia non ci è andato per niente in questi 15 giorni perché non ci ha avuto tempo. Però ribadisco l'impegno che ho preso con i cittadini, insieme a Cusano, insieme a Gelormino. C'è questa strada dei 70 miliardi che sta lì, il finanziamento da 5 o 6 anni addirittura. Non è stato speso un euro fino a questo momento. Credo che questo sia uno dei più grandi scandali che siano successi, perché lo scandalo non è soltanto quando si ruba, è anche quando, diciamo, non si spendono bene i soldi oppure non si spendono proprio. Quella strada è fondamentale, quella che parte da Manna, prosegue fino a Pondola e domani magari a Caporeale. Quella è fondamentale per il Cardito, per la vivibilità, per i commercianti, per la città in generale. È fondamentale anche per il PIP, perché altrimenti se si viene imbottigliati a Cardito diventa più difficile il percorso verso il piano, verso l'area industriale. E allora questa è la prima cosa che dobbiamo fare, far pubblicare subito dalla provincia il bando di gara in modo che si possa entro 6-8 mesi cominciare i lavori. Quindi operatività costante. Torniamo a Magnero e poi ti lascio tranquillo, so che sei operato di cose da fare, di festeggiamenti ed altro. Io devo ringraziarvi in modo particolare perché voi avete utilizzato questi nuovi mezzi di comunicazione alla grande, con mezzi che mi ricordano quando io ero giovanissimo e cominciavo a trasmettere la radio Reno Centro. Nel 77 io curavo insieme ad un amico le trasmissioni di colonne sonore, di musica dal cinema, poi cominciamo a fare addirittura un quiz dove domenica mattina davamo i biglietti del cinema per andare al cinema con i quiz che fai qui, ed era anche quella una cosa pioneristica. Qui i mezzi sono addirittura da questo punto di vista più piccoli, meno ingombranti, però insomma siete più visti di quanto noi fossimo sentiti all'epoca, quindi complimenti per l'idea che avete avuto, per come l'avete portato avanti, per l'impegno che ci mettete, fra, come dire, volontariato e professionismo, ma insomma con un mix di queste cose che è veramente apprezzabile. Ringraziamo per questa ultima cosa, però a Magnero, allo staff, alla giunta, cosa auguriamo? Visto che adesso non sei più il sindaco, te l'ho detto io. Allora, auguriamo innanzitutto a Magnero di farla subito questa giunta. Io credo che nel giro di 15 o 20 giorni lui sarà in grado di comporre appunto l'accordo fra i partiti e poi di scrivere il programma, diciamo, delle cose da fare, perché poi bisogna andare a fare dichiarazioni programmatiche entro 60 giorni, ma credo che entro la fine di luglio, in modo da poter ad agosto avere già la città, come dire, in pieno ritmo, in pieno lavoro, perché quando vengono i turisti bisogna essere particolarmente sensibili, loro ci tengono molto ad Ariano, sono persone che vengono magari una volta all'anno, sono persone che amano la loro città, ci vengono sempre, quindi dobbiamo fargli trovare una città in grande forma. Ho capito, noi di Ariano ti ringraziamo per essere stato qui con noi e ti aspettiamo prossimamente con cose belle e nuove. Io vi ringrazio molto e speriamo di poter essere utili anche dalla provincia ad Ariano, credo di sì, però seguiteci con la stessa attenzione. Grazie. Grazie a te.